coloro che non sanno chi era Pasolini, colui che non sa quello che fa, va illuminato. Io so che voi sapete chi era Pierpaolo Pasolini e cosa rappresentava, però voglio ripeterlo anche per consolarmi un poco della sua morte atroce. Voglio dirvi cioè cosa abbiamo perduto, noi, i suoi amici, voi altri e insomma tutto il popolo italiano. Per Paolo Pasolini abbiamo prima di tutto perduto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall'animo portato ai migliori sentimenti, un uomo che odiava la violenza. Sì, ci sono molti buoni, ma un buono come Pasolini sarà difficile trovarlo, sarà difficile che ritorni sulla terra molto presto. Poi abbiamo perduto ciò che alcuni chiamano il diverso e che io dico anche il simile, abbiamo perduto il diverso e il simile. Lui stesso diceva di essere diverso, ma in che senso abbiamo perduto un diverso? Abbiamo perduto un uomo coraggioso, molto più coraggioso di tanti suoi concittadini e coetanei. Quest'uomo coraggiooso era diverso, sì, la sua diversità consisteva nel coraggio di dire la verità, o quella che lui credeva che la verità, e quando si crede di dire la verità c'è qualche cosa che ce la fa dire. Soprattutto se si è una persona come Pasolini, come ho detto, di elevatissima intelligenza e di sentire molto molto riguardoso verso il reale.